C'era un uomo chiamato Giuseppe che veniva dalla città di Arimatea. Era un uomo ricco. Da poco aveva fatto costruire una tomba scavata nella pietra, nella roccia grande. Era amico di Gesù, era un suo discepolo. Così chiese e ottenne di poter accompagnare Gesù e seppellirlo nella sua tomba personale, una tomba di pietra tutta nuova. Almeno questo viene concesso al Signore della vita. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riposa in pace, Signore. Presto tornerai perché hai promesso che dopo 3 giorni sarai risorto tra noi. Noi ti attendiamo con speranza.